nei mari delle 180 trasmissioni. Martin, aspetta. Martin aspetta. Scortese. Ma io non ci vedo. Stiamo volando, Marco. Marco, stiamo volando. Io non vedo. Tecnicamente sì, invece. È arrivata invece la sì, notifica. Non ci vedo online, però se clicco sul mio nostro canale sai cosa è successo, Eliezer? Ho premuto play e ho detto, ora parte. E invece no, perché dovevo cliccare di nuovo Far Cry 5. Sì, quella cosa da merda. Sì. Che cazzo. Anche io una volta sono fermo. Buonasera. Due minuti. Buonasera a tutti, questa sera giochiamo a Far Cry, ci sono anch'io, non mi vedete, però ci sì, sono lui anch'io. C'è il fantasmino che ha lì sì, sopra. Ci sono anch'io nel gioco, siamo riusciti grazie a una mod a giocare in tre. Esatto. Ma in realtà si può, In realtà si può. Non mi togliere, gli io segreti. Io al momento devo smettere di sentirvi perché devo cambiare le cuffie. Quindi, cioè, la batteria. Io Giorgia non la vedo né moderatrice né subscriber. Torno subito. Però lei però, tra l'altro. Datemi due secondi. Farò un casino della Madonna. Eccomi qua. Non so perché, ma solo lei. Cosa, Giorgia? Sì, è l'unica che... l'ho tolta io da moderatrice perché... ma non è neanche mod, cioè non è neanche sub. Cioè, no, tutto, tutto. Ho tolto tutto. Ho detto... Ivan che non è il terribile. Ivan Drago, grazie mille. Il terribile. Grazie belli, grazie. Stasera vanno un po' avanti con Far Cry. Sì, perché sennò ne approfittiamo anche che non c'è il felino. Stasera infatti non c'è gatto. Ah, adesso è tornata con tutto. Ah, vedi? La sei entrato. La pace. Sto dimmi entrando. Quando in. Cioè, invitami. Accesso. Adesso ti invito. Adesso vado al cesso. Magari se riusciamo facciamo tutta la troccata. Quella è la troccata, la, dai, è la, è la, il fienile di Smallville? Lì. Praticamente sì, più o meno sì. Sì, nuova partita no, magari, dai. Dai, ora... Vai al cesso come ai notte, c'era scritto lì. Sì, esatto, te l'ho detto. Vado al cesso come ai notte. Ora, oggi, vediamo di fare la drogata. È tutta difficile. La troca, vabbè, almeno... Cos'è la drogata? È una dei tre boss. Ah. Cerchiamo di drogarci il più possibile. No, così poi almeno ce la togliamo dalle balle. La trucca che è una palla. Ciao a tutti. Ciao belli. Ciao, ciao a Thunder. Non ho capito perché. Ciao a Texta. Non ho capito perché Giorgio ha parlato sala così. Cosa... Ok, eccoci, eccoci. Ti invito lì. Ah, fatto, avrà fatto il test per vedere se aveva i poteri. Giustamente lo fa su Sara. Povera Sara. Non ti vedo online. Come no? Ah no, sì, era invite. Cos'è Far Cry Arcade? È una modalità è una modalità online. Sì, si può giocare in 6, si può giocare. Però non è che sia un granché. Mamma mia, Kitchinger. La mia arma preferita. La zappa. Bellissimo. Ah. Bellissimo. Ma ciao, figliolo, è arrivato mio figlio. Ciao, Eliezer Junior. Da un po' che non si. Ciao, Nico. Com'è? Sto entrando. Com'è? Ok, intanto io guardo le missioni e decido. Potrei del change era ieri. Non l'hanno usato ieri finta. Abbiamo fatto one. Quale dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Non mi ricordo. Compagno è rientrato. Dove sei, Eliezer? No, sta ancora ricordando a me. Aspetta. Certo che questo zoom non zooma praticamente. Salvare i progress, sì. Eccomi. Eccoti. Allora. Quindi. Zappo un tanto... po' Non saltare quello. Non serviva. Allora, cosa dobbiamo fare? Adesso hai dato fuoco a tutto, Eliezer. Merda, aspetta, tocchiamoci dall'erba. Eliezer. Ah, ecco. Coglione. Ma già che prende l'erba. Sì, prende fuoco un bel po'. Che mi serve? Farcai 2, tipo. È dal 2 che cosa. Anzi, il 2 era ancora meglio. Ne abbiamo due. Eppure! Ah no, non abbiamo proprio missioni perché sono quelle. Allora, cosa no, io ce ne ho due, ma non. Ma sono quelle brutte perché bisogna. Tutto per quella gente alla prigione. Cioè, bisogna andare in giro semplicemente e sperare che avvenga. Ah, okay. Quindi. Più uomini. 15 uomini. In prigione non è comparso niente. Lì non è comparso. Ah, lì c'è la missione principale. La dottoressa Charles Linsley. Oh no, anche a Campo Caravan, sì. Andiamo a Campo Caravan. Dai, Caravan. È il teletrasporto lì, un po' qua a sinistra. Che fastidio, ho notato una cosa, che fastidio. Cosa hai notato? Cosa? Ah, Ivan, non il terribile che entra nella scritta là su Skype. C'è un
Puma, Yezar. No, hai not, teletrasportati lì. Ok. Vicino all'obiettivo. Vengo a ucciderti il Puma. Mi teletrasporto. Mi dispiace, Marco. Marco, mi dispiace. Non posso. Qualcuno faccia una sub, così che vedi. Rasenta. Come qualcuno faccia la sub. Così cambia il nome. Ma dove sei andato? Tenuta o... No, devi andare tu, perché non posso teletrasportarmi. Ah. A sinistra del campo, cara. Cioè... Che è sulla strada. Dovrebbe essere un po'. Ho bruciato roba buonissima, effettivamente. Ma la bruciato. Questa frase non ha senso. Lo so che hai sentito delle storie. Su cosa? Che storie? Sono belle storie, sono vere, sono false. Dimmi. Almeno scrivi un non sono vere. No? Magari sono vere. O magari sono vere ed è una minaccia. So che hai sentito delle storie. Sono tutte vere, ti uccido. No? Sì, ho ascolto qualche canzone di Eugenio in Via di Gioia. Mi piacciono. No, non mi sto avvicinando alla musica indie. L'ho sempre un po' sentita. Non è il mio genere principale, nel senso che... Dove siamo? Mi piace qualche canzone, però... Ah, ma ce n'è un'altra. L'ho sempre sentita dai Teatro degli Orrori ai Linea. No, quello. Dalle medie degli attori. È quella. Che bello, guarda che bello col sole. Cosa? Così, brutale. Ma io vado a piedi. Ma come si è girato duro sulla torretta? Ciao a tutti, ciao Wasabi. Ma c'è l'aereo sopra, merda. Corri. Ah, ciao belli. Che corri. No, non lo conosco, Francesco. Chi è che ha un po' la brodo? L'aereo. Ah. Aspetta che ti aiuto. Va bene, impicchiata dall'alto dei cieli non mi sembra una buona idea. Mi sa che sta andando giù. Infatti è andato giù. Ma non è esploso. Ok, è esploso. C'è il camion da far fuori. Non lo so, Chiesa. Sta prendendo fuoco. Sì, è andato. Sta a posto, vedi? Andiamo. Andiamo alla a missione, va là. Ferragosto. Salve, amica. Non ho ancora avuto modo, mai. Oh, ci mancano solo le barche. Poi di... Vedi? Sì, l'aeroplano si è schiantato e poi è scivolato giù per la collina. Mancano i nani armati dash e lanciamissili. Di WrestleMania vedrò i recap. Non credo. Posti, è vero che c'era WrestleMania? C'è già stato. Potevamo prendere un'auto. C'è già stata? No, non lo so. No, non penso. C'entrerà sto periodo, no? Lizard. Ma siamo arrivati, manca 100 metri. No, non dovrebbe essere. Cioè, ci dovrebbe essere, ma non... Vai. No, 8 e 9 aprile. Sabato, qui. Che burrone, Per essere stealth. Ah, ok. Quello. El Rocco, un anno, grazie mille. Grazie mille. Così ti sposta il nome, sei contento, Mark. Grazie mille per aver... Ah, questa missione è Rocco. Rocco. La musica. Angurie. Dove... Allora vieni pure. Ah, ciao, amico, lanciafiamme. Fare una bella grigliata. Sono Charlemagne Victor Bosho. Victor Laszlo, vai. Mi interessa di chi sei. Vita moderna, puoi chiamarmi Sharky. Ma benvenuto nella mia disco inferno. Cosa puoi dare? Il mio posto speciale dove posso essere me stesso senza che il garante della libertà vigilata e gli sbirri come te si facciano i cazzi miei. Ma non ho guidato io. Qui posso scatenare il caos e le fiamme in un ambiente senza mutande e senza conseguenze. Senza anche mutande. Se oggi ho messo le mutande. Sì, però Marco, organizzerete un torneo con la nuova modalità di Rocket? Non penso, adesso a breve non c'è in programma, poi vedremo magari. Magari nelle live in video, adesso vogata, vediamo. Può essere James, spin. Ogni tanto questa cosa si sminchia di Twitch. Non sto facendo niente di male. Ok, va bene. Quindi? Non lo so, devo parlare. Ok. Ho un sound system da terrorista, pronto a sparare 110 decibel della musica più infuocata di sempre. Ok. Ogni volta che l'accendo arrivano quegli idioti degli angeli. Non capisco se non è che sia proprio il massimo. Ma cazzo, se mi diverto a sciogliere quelle facce. Come duro questo signore. Non preoccuparti, quegli angeli sono già morti nella testa. Io li spedisco in gloria nel paradiso della disco. Vuoi darmi una mano? C'è da divertirsi. Andiamo io una mano. Va bene, non lo dico a nessuno. Non siamo nemmeno obbligati a metterci le mutande. Io stavo pensando una cosa, Enot. Dimmi. Di mettere poi l'HUD con le donazioni che scorrono sopra, perché sotto va a coprire un pochettino i sottotitoli. Tipo così? No? Così da fastidio? Perché sopra almeno non copre le scritte, sopra non dovrebbe essere... aspetta che adesso ti dico tra una mezz'oretta.
Ma è disco esatto. Inferno? Sì. No. Va bene. No, sì, in teoria quella sotto non dovrebbe coprire niente così. Disco Inferno, dai, veramente. Non lo ricordavo la canzone. Vediamo un po', adesso appena parlano ti dico. Baby burn. Che bello che è il... Lo sto vedendo. La fisica dei colpi. Sì, no, ma Far Cry è tutto bello. È sempre stato bello quella cosa. Ci vorrebbe una Battle Royale fatto. Parliamoci sopra perché sono sono carico, sono carico Amor. Sono molto carico Amor, sono molto carico, non vedo l'ora. Credo si sia capito ormai. Karimusa, eccoti. Ciao Karimbo. Ma ti stavo veramente cantando senza accorgere. Tanto per lui non è spoiler alla fine. No, sto vedendo. È esploso tutto, va. Burn, baby, burn. Ho finito tutte le munizioni. Qua ci dovrebbe essere qualcosa. Ma scusa, quello lì gli è esploso una roba di fianco, è rimasto immobile. Sì. Ah no, i note li copri completamente, mi sa così, sottotitoli. Ah sì? Vabbè, sì. Hai il layout quello che hai tutte e due sopra? Sì. Aspetta che adesso lo vedo un attimino che ero... Ah, bisogna disattivare un attimo fuoco. Beh, disattiviamo gli altoparlanti. Ah, esatto, così. Così è perfetto. La zappa. Ah, ma perché non mi posso buttare giù a scendere? Merda. Ah, ma ci sono anche i tizi normali adesso. Dai, ci canto sopra io. He-Man and the Masters of the Universe. Giustizia lotterà contro chi non ha più l'anima. He-Man. Tutto bene, ho tirato un pugno al microfono. Io non tanto. Ma sono tutti Brosio? Paolo sì, Brosio. L'unico problema di Far Cry è proprio quello, che sono un po' tutti uguali. Ah, ma qua c'è un po' di gente. Ah, ma dovevo spegnere. Bravo Karim, sì, non mi deludi mai che parte sempre con te. Ma sì, sì, lo sto facendo. Come ve li ricordate i Bastards of Dionysos, quelli di X-Factor? Mm. Che si chiamavano Bastards of Dionysos. Ce li avevo, non so se era precisamente così la... Aiuto! Ciao no, Alex. Ho perso una zappa, ridammela! Ma gliel'hai tirata in testa? Sì! Ma tu, ma quante ne... ma perché si impilano? Ti ne hai 9, tipo. Devo tipo un bordello. Ma non è giusta questa cosa finito a livello di fisica. Tu dici che non è giusta. Secondo me lo è. I Bastards of Dionysos. Ho finito i colpi. Usa le zappe, le zappe sono infinite. Ah no, c'ho la pistola, aspetta. Usa le zappe. Guarda che Darkmark sarà la sigla non originale, perché sono d'accordo, però è quella più bella, secondo me. A me piace troppo a livello musicale. C'ha un pezzo con la chitarra che è stupenda, quella canzone lì. Yaram Quartet. Che hanno vinto l'edizione di X Factor, quella di Giusy Ferreri. E poi Giusy Ferreri è andata avanti e loro non si sono mai più sentiti. Dovrebbero essere finiti? No, sì, ah, no, no. Quello è bravo. Luca Di Risio, c'era. La ricetta del campione. Vedi? Quando finisce la munizione, tira le zappe. Esatto. Ciao Sere. Ero un falso di Meneguzzi. Oggi abbiamo parlato, oggi l'abbiamo tirato fuori con Karim Meneguzzi, tra l'altro. Che abbiamo scoperto che uguale adesso, però più grasso. Cioè, uguale a prima, ma è più grasso. Chiamami la prossima volta che sei alle prese. Un pochettino più grasso. Potevi prendere lanciafiamme, che qua c'era la possibilità. Esplosa roba. Dai. Abbiamo finita. Quanto siamo arrivati? Guarda che sta ballando. Eh sì, è felice. Sento la tizia. Ma è qui, è notte. Ci penso io, Liazar. Ah, c'era bisogno. Non c'è. Ma cosa più fa? È malato quel signore? Sì, un pochino. Cosa fa? Ticche, ticche, ticche con i piedi? Etichetta, che ti dà? Qui c'è un altro. Etichetta, etichetta. Ma... No, 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 attento, sono fortissimi. Ma tanto, e quel confetto che più allegria farà. È così giusto, così fresco di tic-tac. Morti, no.
Sono stato benedetto, Lieza. Siamo morti. Quanto morti? Quanto forte? Dai, volevo fare un tacchino arrosto. E non ti ha shottato. Benedetto XVI, chiaramente. Aiutami, Lieza. Aspetta che sto bruciando. Ma ti ha shottato tantissimo. Ah, esatto, tantissimo. Mi sta aiutando, grazie, amico. Sono stato benedetto, però. Sei un viaggio sì, che non ha né meta né destinazione. Andiamo qua, no? Prendo... Mamma mia, se ti prendo tutte le cose. Ah, ma perché abbiamo superato, siamo a due terzi dalla... Sì, siamo a due terzi. Andiamo qua a nord, che c'è l'altra missione. Questa qua? Quella lì sopra. Dai. Di noi. Sei la terra di Mordor. Andiamo a piedi. Ah, dove? Comunque i tacchini sono il nemico più forte del gioco. Davvero? Dove sei? Ah, ora nel mezzo di prima. Aio. Ci sei? Vai. Beh, dall'altra parte, dietro di me. Allora, era giusto prima. Va bene. Non si può cercare da qui si muove. Dai. E niente. Aspetta. Buonasera capitano, buonasera. Ho sbattuto la sedia un'altra volta. Tanto ho scoperto che la mia stanza è pende verso destra, perché la sedia sotto il tavolo non è perfettamente allineata. Dalla parte sinistra si incastra un po', dalla parte destra invece va sotto. Che rischio. No, guarda. Quello non ce la facciamo, Lieza. No, questo no. Infatti dovevi andare a sinistra. Vai a sinistra. Jack the Ripper dice, termochiappone, siccome mi vesto di merda come Moro, a quando le prossime magliette? Fra un po', ancora non abbiamo idee. Quindi l'estate, forse. Vediamo, cioè non è che abbiamo una data per le magliette, no, dipende se abbiamo idee più che altro. Questo ci sono idee, anche perché non è che vogliamo fare delle magliette brutte. Impalare? Ok, che sono magliette di... Pietà? Da morti. Persone morto, che fanno cose sul web. Però non devono essere brutte, devono essere indossabili. Aveva senso aprire la tuta abbastanza. Ma c'è gente tra di voi che ha preso le maglie delle termosifonzi, quindi ormai non c'è limite al peggio, diciamo. Aia, io non pensavo ci fosse un buco. Che brutta cosa. E se fosse storto il tavolo? Non credo, perché in teoria le misure le ha fatte un falegname di quelli Sosmel. A parte che io non dovrei avercela la tutelare, quindi non... Siamo ritornati qua. Vabbè, dai. C'è un veicolo, però, no? Ma sì, lo compro. Sei la terra. Ah, è vero che qua si può. C'è la possibilità di comprarlo. Allora, vendo... Che c'è? Mi hanno scamato dei nemici. Vendo... L'aereo qua sopra. Venduto. Esatto, Alex, pensa. Non mi dà l'obiettivo. Ma scusa, le carni di tacchino. Cioè, le piume del tacchino valgono un cazzo. Ragazzi, io ho appena fatto un rutto veramente grosso nella mia bocca. Mi è dispiaciuto non farvelo sentire, sono sincero. Guarda. Comprato qualcosa? La compro io? Sto un attimo vendendo le cose. La compro io. Ora Ma non dovrei averle io. Dov'è? Te tieni i soldi. Immagino? Aspetta, ma guarda, faccio io. Già fatto. Bellissima questa. La voglio. Ma io ne ho presa una bella. No, eccola. Io questa la prendo. Questa l'ho preso. Vediamo la tua. E niente. Ma questa è bella? Guarda che ti brucio, eh. Dai. Ma Wasabi, guarda, ti assicuro che non è così sempre. Figlio. Io sono un missile. Ho spaccato più di 1000 volte l'atmosfera. Meglio seguire la strada. Sì. Gente. L'ho ucciso! Come l'ha ucciso? Gli ho tirato la zappa in testa mentre Thunder. Ah, boh, vabbè, ma questi. No, ma non ci serve. Questa cosa non succederà più, Thunder. Ma dove bisogna andare? Dalle prossime magliette non succederà più. No, ma infatti. Cambieremo anche il sito. A parte che in realtà quel sito lì l'abbiamo cambiato subito. Sì, cioè, no, quelli infatti, del termo di Fonzi già, già quelle nuove non fanno. No, ma adesso quel cambieremo lì. Ancora di nuovo. Antilocapra? Antilocapra, no. Adesso le prossime magliette ci affideremo a un sito a modo. Quello famoso di tutti. Questo è il burrone di prima. E. Beh, dai, siamo sopravvissuti al burrone di prima. Perché guido io? No, perché siamo in un'auto. È perché guido io. Però sto musica triste, sì. Ma basta, puoi cambiare la radio, però non mi ricordo il tasto.
Non mi ricordo dov'è l'obiettivo. Sì, è dietro di noi. Non lo vedo. È là davanti, oltre il lago. Ah, il cencio draghi, li fanno tutti qua. Vabbè, scendo e vado a nuovo. No, prima. E un po' molto meno. Bravo, Liesa. Perfetto, scendo. Oh, 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 guarda che Garda bella zona, guarda che acqua. Ma cosa che... Cosa? Ah, merda. Aspetta. Ma quanta roba, oh! No, ho solo una zappa per tirarli giù. Non... Ma lo mancavo. Dai, ci penso io, gli azzardi. No, chiudo qui. Vedi? Forse l'aereo anche. Cos'è questa cosa? Sì, sono Castle, ho la skin di Castle. Ma... Ok. Ma è tornato giù il missile che avevo sparato qui. Non lo so. Ma io non ho colpi di niente, quello è il problema. Ma... C'è il tipo lanciafiamme, amico. Aia, che male, che male. No, non sono a terra. Mi curo, perché sennò... Non mi cura. Che cacchio, Femba. Vabbè, Liezar, vado io. Occhio. Occhio, malocchio, prezziamo le finocchio. Ma questo qua, facciamolo saltare in aria. Oh. Dovrebbe saltare in aria adesso. Ma non prende fuoco? Lui? Povero pazzo, oh, wasabi, un povero pazzo. Merda. Sì, ma... Ma secondo me se si gioca in coppia diventa più difficile. Per forza, se lo giochi in un alimentare è normale. Va bene. Esplusso. Io sto per morendo. Cioè, sta morendo quello che, da cui dovremmo prendere la quest. Ah. Bene. No, credo che sia comunque invincibile perché non gli sta scendendo la vita. Ancora sto aereo, ma che palle. Grazie, mezzo sangue. Tutti quanti, indietro! Dai! Dai, prendilo, missile di merda! E niente. Ok. Ma c'è una mitragliatrice. Va bene, Darkmark, allora se me lo chiedi, Ktaz, grazie a te. Ah no, è un... mortaio. Mortaio. Ma se io intanto parlo col tipo? Parla. Ma è mezzo morto. Tiralo su e poi parlaci. Tutto bene, amico? Non c'è un mitragliatore? La borsa. Dove... Buonasera, Scorpion o Luke? Ma quanto duro lì è... No, chi è questo qua? È uno a terra. Che male. Della missione. Aspetta, adesso appena si ricade e riscende gli sparo il missile. Eccolo che arriva. Bravo, Jack. Ecco, oh. Che duro. Almeno non rompe più. Come cosa c'hai, duro? Cesare? Cosa c'hai? Io ho tipo mezzo di vita, Liezar. Non hai Cesare, stiamo giocando a Fortnite. Ma non questo allora? Combattimento, dai. Ma sta cagando questo qua. Stiamo giocando a Cesare Conan. A Cesare Fortnite. Fortnite. Cesare, allora. Cesare, stiamo giocando, ho sbagliato tutto. Raiden, due mesi. Non dovremmo più essere in combattimento. Saluti dal MIT. Il MIT cos'è? Aspetta. Il MIT è l'università. Sì. Il MIT? Ma quale? Ma è l'università. Institute of Technology. Ah, infatti. È una ficca. Una ficca, ficca. Grazie mille anche per voi, non siete male. E grazie per seguirci. Sì, però se si alza. Grazie mille. Anziché a cagare nel cespuglio. C'è ancora del... Ma cosa dici, Cesare? Prova a parlarci, no? No, ci sono ancora... No, perché si è rialzato adesso. Tu non mi inviti mai. Aspetta che lo... È uno di quelli... È con l'alciapuffi. Bene così. Dove è ora, andato? Dove sei? Là dietro di te. Possiamo parlare? Io vi amo, ma fuoco, tu non però. Mi inviti mai. Grazie alle tue cose, Cesare. Sono il dottor Charles Lindsay. Faccio parte di un gruppo di gente che fai i video che si sporca di Nutella. I suoi angeli tentano di stanarci. Era uscito per... Che fai le tira le carte igieniche nelle cose e io... Ma gli ingredienti per l'esca sono nella mia borsa. Che e io quando vengo nella tua vita? Che, non so nuotare.
Lo so, chi è che non sa nuotare oggigiorno? Resta il fatto che ho bisogno che recuperi quella borsa. Ok, dobbiamo recuperare la borsa nel lago. Okay. Che è qua. È stato da sospeso da un bot, Cesare. Ah, è qui. No. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Ah no, è di là, dall'altra no, parte. Di qua, di qua. Non scrivere in caps che il bot è molto severo. Mi tuffo. Ah, pensavo che era un elefante. No. L'ho sentito anche un elefante. Ma non dovrebbe esserci. Che merda sento sott'acqua. Non so, io non sento niente, sono rimasto su. Aspetta, leggiamo, sono delle geothermal io sto morendo annegato però. 1836 l'hanno scoperto. Yezar. Buonasera, buonasera. No, no, bacio, bacio. No. Ok, calma. Ripiglia. Ma non l'hai preso? Eh no, perché è dentro una caverna. Ah, ma perché sei andato troppo presto sotto. Sì. La roccia. Ma c'è gente. L'ho presa. È pieno di elicotteri. Profex, com'è? Come stai, visto? Bello? È bello l'elicottero. Dai però. Yezarsu. Arrivi? Arrivo. Che bello l'elicottero sott'acqua. Si può aggiustare. Io sono il mortaio intanto. Bene, bene, proprio. Ci bello. Sei mancato, dai. Ah. Ci sei mancato. Visto. Ormai non ci ami più come prima. Eh? Aia, aia, quanto. Ciao, Lorenzo. Lasciato di quelli che arrivano. Dove sei tu? Ah, sotto qua. Devi andare a consegnargli. Non so, hai liberato l'aria? Intervento alla prigione. No, ah, perché sta cagando di nuovo qua. Assassa, mi sa che non sei l'unica. Veniamo considerati in combattimento, c'è ancora qualcuno. Merda. Hai ragione. Sono invertiti top donator e la subscriber. Ah, è invertito? Vabbè, poi mi proposto. Sì, Alaba deve stare a sinistra e Raiden a destra. Porca troia! Ah, sta calmo qua. Scusa, mi chiamo Charles. Ma tutti mi chiamano. Ma sì, so come ti chiami, ti ho dato la posta. Meno male, Amorbi. Sono un veterinario, ma al momento sono sì e no il pronto soccorso. Ma ho sbagliato. Sparare lì. No, ho attaccato uno alleato. Okay. Non c'è di che. Scusa, sì. Se mi chiamano Karim Musa. Sono sì e no il pronto soccorso locale. Recuperami gli ingredienti mancanti. Ci rivediamo alla prigione. Continuo a lavorare alla formula per attirare gli angeli. Ok. Ci vediamo alla prigione. No, c'è Duzio. Ottieni, oddio. Palle sta missione. Lo apro. Eccolo. Nella mappa. Che palle, carino. Cioè? Lo apro nella mappa? E se mi tocchi un po' la blusa? E andiamo insieme all'Lampedusa. Sì, il problema è che questa qui è una palla. Non si può evitare. Non riusciamo a salire. Sono altre missioni. Toccandomi la blusa. La blusa sei tu. No, c'è una missione secondaria sopra. Volendo si può liberare Puccettino. Tu dov'è? Ah no, c'è una missione principale anche al porticciolo sopra. E se fa sempre parte di questa regione? Sì, al pelo ma fa parte. Andiamo al porticciolo Drugman. Antonia Klugman, quella qua, di la faremo. X-Factor. No, cosa? cosa? Come si chiama? Tipo e not. Dai, cannavacciuolo, sì. Masterchef. Oh, non mi veniva. Pronto? Poi si scende in Cambusa. Come... Marco? No, questa non posso. Cioè, Gian Gianni Castoro. Gian Gianni Castoro, grazie, 18 mesi. Grazie. Grazie mille. Grazie, bello, grazie mille. I'm back, and I'm oh, che botto! Che botto! Come, Marco? Non ho capito. No, ho sbattuto il naso sul microfono. Ah, vedi. Naso. Ok, dovrebbe essere qui. Ah, e pensavo fosse un caricamento questo, ho detto... Boh. No, dove ti sei teletrasportato, scusa? No, non avevo nessuno più vicino. Ma come? Ma sì, porticciolo proprio, il teletrasporto del porticciolo. Babbia. E la freccia, le doppie ma frecce. Cosa Rip Morelli, cosa di ancora questa storia delle vabbè, volte? Facciamo la buccettina. Allora, quanta gente che arriva sempre. Non è che ogni volta che ci teletrasportiamo andiamo a fare il puccettina, va.
C'è un puma. Ma perché ce l'ho in mezzo alle balle? Guarda, non c'è Alex. Più un puma. Invece un cervo. Che svapo. Cosa? Come? Ma è normale. Andiamo non a è fare normale, è un puma prima. Eh no, perché sono tutti truccati pure qua. Ah, anche noi. Sì. Andiamo a fare Puccettino. Andiamo. Puccettino è un bel nome. Sta girando. Andiamo. Dovrebbe essere. Ma perché avevo la mano davanti al naso. Di qua. Dovresti. Vieni qua un attimo. Così tiriamo giù qualcosa. Dimmi dove andare, però. Aspetta, no, la metto io, dai. No, la metto io. No, vabbè, Puccettino, tanto è qua. Chiusa. Dovrebbe essere. Ah, sei un attimo fermo. È un casino se ti muovi. Devi muovere. Mamma mia, sei un casino. Morte dall'alto. Ah, no, no. L'ho colpito una volta, penso. Non ne sono sicurissimo. Perché sono andato di qua? Non lo so, Liezar, perché sei andato di qua? Aspetta. Bravo, Cap, bravo. Salve. C'è un elicottero. Sì, vedere. Ma è non armi. O sì, non armi. Dani? Chi è che ci vede? Non capisco un cazzo, è tutto che lagga, Liezar. Ma perché poi tutto sta merda? Ok, sono pazzo. Ma merda! Sì, ti prendiamo l'elicottero. Vi insegno un three hook. Ma sai che sono proprio d'accordo nell'usare l'elicottero? Ma che sono 200 metri, fanculo. Siamo ricchi, prendiamo. Ma lo sta prendendo lui, stronzo. Ok, serviva. Sali. Tanto dobbiamo fare solo pochi metri. Io prima o poi voglio scendere col paracadute. Non adesso, sono troppo basso. Sono sicuri? Sì, sono troppo bassi. Atterrà sul... non so... Ah. Arriva! Avanti, Bettina! Però ti basta... Buona scrivere. Cosa vuole questa... Ehi! Ah, un'anziana signora bianca ha bisogno di assistenza. Va bene. Hai intenzione di ignorarmi? Che razza di paese è diventato? Va bene, questo? Anziana signora bianca. Dai. Ah... Quindi non sono alla tua altezza, eh? Cosa? Vai e trova la mia Puccettina. Ma stai calmo. Stavo cantando Tetris, bravissimi. Cosa dobbiamo... Dani? Ah, prendi gli... C'ha lì i bocconcini per... Gimli? Dove sono? Qua. Le hai presi tu? Sì. Nel live notturno con il dottor Morelli non ci saranno finché non lui non avrà una connessione a modo. Esatto. Quindi mai. Chiama la ruota delle armi per salzare... Non al tab. Dove erano? Non lo so. Ah, vedi, adesso si vede. Che strane scoperte che si fanno. Ciao, Grey. Forse ce l'hai tu, non lo so. No, non ce l'ho io. L'ESC? ESCA, sì. Ok. Ieri il dottor Morelli ha fatto una live di 3 minuti e ha speso 400 giga. Aspetta, dobbiamo trovarla, però. Dovrebbe essere di qua. E segna il simbolo. Attivamente 170 metri. Ah, vedi, un po' di sangue, un po' di morte. Ah, un po' di sangue. Ma quanti? Un po' di esche. Perché mi piace tanto. Che male. Elimina i nemici. Posto a destra che non sbatto il centro. Mulk! Grazie Mulk! Oh, Mulk. 9 mesi, grazie mille. Magari questo è troppo. E stare bocconcini. La sento. Puccettina? Ah, devi fare tutto il percorso per portarla indietro. Puccettina? Vieni qua, guarda. Spero che non devi lanciargliela in testa. Penso che ti sposti un pochino e seguirò. È il momento, sto mangiando. Puccettina? Puccettina? No, credo che devi fargli la strada. Ma ce ne ho tre, ce ne ho. No, credo che siano infiniti.
Quanto ho citato. Sì, sì, no, sono infiniti. Ma tra un po' non c'è la seconda stagione di Westworld, stavo pensando. Vado? Tra un po' non... Io dovrebbe uscire a... Ma è un lupo! Un lupo! Lascia stare Puccettina. Ma c'è un altro, guarda che la stai seguendo. Puccettina, Puccettina, qua, qua, lancia, qua. Lancia. Scusa, Eliezer, ti ho lanciato un po' di carne. Adesso mi attacca. Puccettina, Puccettina. Caramellina. Sento sparare. Ho sparato io perché c'era qualcuno bah, dietro. Scusa, Dai, aia. Non cazzo. Ma allora. 23 aprile. Porca un puttana, prima di uno con la freccia mi ha tirato giù. Madonna. Vabbè, là. Ah, lo vedo. Calma, calma, Puccettina. Grazie. Si è incazzata. Puccettina, ah, c'è il lupo. Ma questo camion, scusa, com'è arrivato? Quale camion? Vedete lì. Beh. Tu. Non so. Che palle aggrappati alla vita. Puccettina, Puccettina. Venga, venga. Ma la Puccettina. Lupi sfogliati. Ho detto Civil War? Ok, libera la casa. Ah, ah, perché c'è gente. Cercate in giro! Lo voglio morto! Come devo recuperare Tokyo Wall? Ma sono tantissimi numeri. Dovrei, Però sono tantissimi. Ok. Ce li ho, fortunatamente ce li ho almeno. Quindi non devo spenderci i soldi. Sariren, grazie, grazie mille. Grazie mille, Sariren. Molto gentile, 18 mesi anche te. Stronzi. Grazie mille. Fate stare la vecchia. Attira Puccettina dalla gabbietta. Ok. Da tre? Troppo. Cotti Pippo. No, 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 Puccettina, qua, qua. Dove l'hai mandata? Ho provato a fare tengo un la porta tiro aperta. Across the map. Madonna, Sassa Ved. Vedrai. Ma... E ora si chiude la porta per sempre. Ok. Devo parlare con la Shura. A posto? Vai a parlare con la... Ah, arriva la Shura di qua. Arriva la Shura? La Shura Maria? Ciao Shura. A dire la verità, pensavo che non ti avrei più rivisto. Perché mai? Ah, mi sembravi ottuso come un angolo. Ma sbagliavo. Ottuso come un angolo, vedi? Queste sono le belle citazioni. Gli insulti delle signore della montagna. Con cibo negli ultimi giorni. Ok, va pure. Togli il disturbo. Ma scusa, è proprio quello che farò. Vedi? Quindicia micia completata, vedi? Siamo bravi, siamo. E se ne va poi. Ah, ci stiamo drogando. Oh, maledetti. Sì. Cosa vuol dire? Mi sa che ci rapisco. Di nuovo? Eccola. C'è un gottone là, c'era un ghiottone. Scusa. Ma basta con sto gaudio, basta. Abbiamo capito, sei in grado di drogare le persone e farle buttare da statue alte che non ci sono più. Basta. No, no? Non c'è più, effettivamente non c'è più. Basta. Fine. Balli davanti a un albero fiorito di bianco. Brava, brava, brava. La droga, vedi, fa male, non si fa. Non capisci quello che stiamo costruendo. No, basta, hai costruito una statua e l'abbiamo tirata giù. Ma forse non sale, ti scende la marea. Ti vedo che corri a destra, ma anche sei violento con persone che non vogliono farti nulla di male. No, allora, io ho visto più di uno di loro spararmi con elicotteri e bombe. Non dirmi che vogliono stare in pace. Non io dirmelo. So che hai dei dubbi. Ma è l'unico modo in cui può finire questa storia. E tu non puoi farci proprio. Quindi lei è la tua Yoko Ono. Esatto. Mi vuole mettere contro gli scarafaggi. Sono dominati dalla paura. Loro non capiscono. Ah, oggi c'ho problemi in Twitch. Ma è tanto per cambiarsi. Che bello. Ti guiderà. Ma eccolo qua. Quanto ma fatto. Basta, è tutto fatto. C'ha proprio la faccia da drogato. Forza. Va tutto bene. Sì, tanto lui poi lo ritroviamo come uno degli angeli. Tranquillo, sicuramente. Probabile. So che sei qui per riportarmi indietro.
Ma ci sei anche tu? Ah no, ma siamo la stessa persona. Siamo la stessa persona. Tutti lo sanno. Tutti lo sanno. Credi di fare la cosa giusta? Credi che io debba essere salvato? Ma siamo sulla stessa barca. Non va. Hey, Cap! Qui ci qualcuno sono problemi, lo bagni! Vabbè. Per sempre! Qualcuno grazie. La bagni? Non lo fate, scherzavo. No, scherzavo. Non voglio cosa. Ti sei... Quante robe ti hanno... Ti sei mai fermato un secondo? Bravo, Mario. Infatti tutte queste farfalle addosso, che è brutto. Intendo... Sono carino. Pensare a cosa ne hai fatto. Capisci? Tutte le cose volanti, insettose, sono brutte. Ci dicono che possiamo diventare quello che vogliamo. Porca vacca, Cap. Ti ha subito bannato Korn. Grandi atleti, star del cinema. Ciao Alce. Faremo tutti successo. Dov'è l'Alce? L'Alce? Lo vedo. È a sinistra. Ah, eccolo. Oh, madonna, quanto. Ciao. Ma io voglio guardare l'Alce. Non mi interessa di te. Ciao. Come stai? Viviamo. Forse è un fumaro, non è un Alce. Non si... No, è un fumaro, penso. Quello che qualcun altro ci dice di fare. Ma non è un somaro? No, credo sia un alce. Ci sembrava molto forse strano. È un alce, visto che c'era il coniglio con le corna d'alce, no. Sarà un alce sì, con le corna d'alce. Guarda che c'è le anatrine. Le anatrine, guarda che belli. Ma stiamo qua, scusa, stiamo qua e basta. No, novellino. Ciao signorina Quack. Non viviamo le nostre vite. Perché ci sono copyright. Viviamo le loro. Pensiamo anche di essere liberi. Ba-bam, 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 ba-bam. Mi è venuto in mente perché è vestito un po' come quelli dello Shield. Beh, sì. C'ha il giubbotto antiproiettile. Non ne posso proprio più. Ed è pelato come Roma... No. Non va proprio mai. Come di Nem... No. No. Sì. No. Era quello con meno capelli. Vabbè, è Cesaro. The Rock. No, è più The Rock. Non fisicamente, di faccia. Non ne posso più. Ma neanche un po' più meno. Cioè, come tagli di capelli e di barba, fine. Sì, no. E ora si butta nel lago, vedi? Perché? Sicuro. E scusa, se mi chiamano Karimu... Non riesco a capirne il senso. Va bene, non mi interessa. Quanto piccone, quanto piccone. Tanto morirai, forse. Cioè, Far Cry, da quello che ho visto, è un gioco di esplosioni, di zappe e di lanci lanciate. Ok? Fine. È il gioco dell'A-Team. Sì, lo è. Ah, sta scendendo. Vedi? Salve, siamo arrivati dall'altra. Siamo nell'altra sponda, quindi. Qua ci sono gli uomini con i tacchi. Buonasera, Teorante. Novellino. L'unica cosa che conta veramente non è. La felicità. Ciao Ale. Un pochino, sì, però. Potevo giocare intanto a Nino Kuni io. C'ho un voglia. Gioco di zappe. Ten on a ten. Vedo bianco. Ah, beata ignoranza. Devi trovare Burke. Ah, siamo tutti e due adesso. Ah, vedi? Salve. Ciao. Quanto sei bello. Cioè, siamo tutti fottuti. Ora è il momento. Non lasciare che Burke parchi quei cancelli. No. Mi sa che è tardi. Ci sto provando, ma è per fermiamolo. Lieza, sei proprio duro. Abbastanza. È proprio duro, Lieza, guardalo. Prendi subito Burke. Presto lo devi salvare. Prendiamolo. Tanto ora verremo. Ma Giorgia, grazie. Tanto c'è Giorgia che da Girona 3,56, grazie mille Giorgia. Grazie Giorgia. E poi c'è questa Damiano, no, combatta in bocca con la sentimento. Io grazie Damiano per la sub. Grazie mille. Grazie Damiano. Ma quello dei maneschi. Io ho premuto abbattimento, ma mi sembra una brutta cosa, gli sparo in testa, cosa succede? Credo che sia giusto. Penso di sì. È l'ultima occasione. Forse sì. Ah sì, ci hanno ripreso. Vado forte. Non so che simbolo c'è. Ma questa siringa ogni volta. Che cazzo di simbolo è che ha di fianco? È della quello di Overwatch. No. Sì. È il simbolo di Overwatch. Oh, là c'è Spass. Oh, coach. Dovrebbe essere quello di Overwatch. Magari non è vero, fatto una figuraccia, però dovrebbe essere quello di Overwatch. Posso? Sceriffo, va bene, per favore. Dell'Overwatch. Ma quindi l'hanno preso, l'hanno salvato. State lontani da me. Ok, ora sdraio. Quanto è drogato un bel po' invece. Però vabbè, l'hanno comunque raccattato. Dai,
Ah, ora c'è il leak. Ah, che figo. Tracy, un cazzo. Questa è calda. Io l'avevo detto da subito. Ok, ma scusa. Tu non la conosci per niente. Ma un po' di droga per me per uscire dal Gaudio, no? Ma infatti, noi stiamo qua tutti fottuti. A me non dispiace di droga, non droga. Non fidarti. No? Signor dottore Joker. La prego. Parlerò io. La prego. No? No, basta, ritorniamo morti. Si torna a dormire. Qui dovremmo essere al sicuro, ma secondo me a te che non ti piace. Ah, così. Ci siamo ripigliati. Sta tutto bene, signore? Oddio, quanto sei lungo. Ti posso lo posso spingere. Ma cosa? Lo posso spingere. Dai. Spingiamolo giù. Spingiamolo giù. Scusami, cosa? Ah, dai. Ma dai, ma durissimo. Durissimo. Cristo santo, vice, non riesco a credere. Guarda. Che tu abbia tirato fuori Berg dal Gaudio. Niente, Rocket League. Non te la farà passare liscia. È tutto duro. Tieni gli occhi aperti. Beh, che cacchio. Che palle. Cazzo, sotto sputategli che sotto cazzo. Che lo fate andare più veloce. No. Tu, Marco, sta volando nel cassetto. È un fakiro. Guarda che bravo. Come fa planking lui. Bravissimo. È perché giustamente si tiene con la testa, con la fronte sul cassetto. No, no, ti rianimo. L'ho sparato. Ah, vedi, ora sta bene. Quindi. Ora è a posto, vedi. Ah, vedi, fatto posto. Vuole poco a tirare sulle persone. Ma si è strozzato tantissimo, poverino. vabbè. Va bene, dai. Andiamo su, vai al porto. Dovevamo andare prima. Dai. Magari sbloccati anche un po' di abilità, visto che probabilmente le avrai anche un bel po'. Ah, sì, è vero. Ma sai che io non ce l'ho. Lo sai che una volta mi sono messo con perché i piedi sopra i Geomag per cercare di farli attaccare. Ma scusa, il porto, quello porticciolo drupo, ma non ho sbloccato. Mi mettevo con i piedi sopra per fare peso e farli attaccare lo stesso e spingerli con due mani. Non posso, Lietar. È strano. Vabbè, andiamo con Luigi. Infatti, se vedete qualcuno che sta male, ok? Salite sul suo lettino, lo spingete giù. Esatto. Poi gli sparate nella gamba e lo tirate su e è a posto. Mi mettevo con i piedi bellissimo. Per fare peso col mio corpo sul Geomag e con due mani spingevo per chiudere i poli. I poli opposti. Ah, sì. Lo facevo. È un canale Telegram per i sub? Sì. Vai sul sito. Non so se ti hanno già risposto. Comunque vai sul sito che era stato linkato prima. Probabilmente te lo linkeranno adesso. Ma e c'è il link. Certo, sera, certo. Cosa? C'è un simboletto di YouTube 2 blu. 2 YouTube blu. È quello che intendevo. È là che ma quale? Scusa. Sì, è quello il teletrasporto. Sì. Ma va. Sì, è quello che dicevo. Sembra il simbolo di YouTube 2. No, perché c'è sempre stato il simbolino di Google del sei qui. Per quello. Hai visto, Jules? Ecco, il sito è quello che ha linkato Alex. Bravissimo. Guarda che abbiamo tutti lottato per tanto tempo per provare ad attaccare i poli opposti. Non ce l'abbiamo fatta. Una paperella gialla, 100 bits. Grazie, dovrebbe passare in testa, mi sa, la paperella. Supera io sono Aseo? Sì, mi sa di sì. Ma grazie. Sì. Guarda che c'è. Questo sì, 400 bits per lei. Aseo 300 e poi gli Uxparrow 206. Che tratti mi prendo? Io non lo so. Ma prendine a caso. Prenderò tutta l'area. Prima o poi la userò. E basta. Non sono così indispensabile. No, vabbè. Immaginavo. A parte la fondina che però non potevo prendere. Ma ti rendi conto di quello che fanno? Ma la fondina dobbiamo battere uno dei boss. Prima devi trovare il portatile. È la chiave di portale? Il portatile. Andiamo. Sì, Alex. Quindi la missione Guarda che non c'ha voglia questo qui di parlarvi. No, assolutamente non. Raggiungi la stazione di rifornimento 700 guerrieri. Ok, possiamo teletrasportarci direttamente. Ah sì, è tutto teletrasporto. Vai. Ci velocizziamo un po'. Dov'è? Bravo, Dabo, io ti prendo la faccia e faccio un peto sul tuo naso adesso, fortissimo. Non la vedo. Ma come? È il simbolo giallo. Quello giallo a tassidermia puccettina? Ma no. Quello di fianco, a sinistra. Vado la PGO 206. Ce l'avevano tutti la PGO 206, tutti i miei amici. Ah, è perché giustamente siamo messo. Andiamo a piedi. Anzi, andiamo in elicottero, facciamo una strage. Dai, ci sto. Elicotteri. Dai. Prendo questo. Fastidio che non cadono.
Dai, ah, Eliezer. Ok. Dai, Eliezer. Vai. Allora, con C si scende. Esatto. La X cambi le armi. E beh, attivi i missili, mi pare. Life li spari. Sea of Thieves. C'erano anche leggende sul flauto di pelle. No, dico, c'erano le leggende sul flauto di pelle. Perché? Abbiamo guardato. Ah, ok. Stevie, dove mi avete visto? Ecco. Perché ho letto. Sto leggendo, quindi. Cosa dobbiamo fare? Sto giocando. Credo che dobbiamo scendere. Devi scendere. Non scendere, basta. Dimenticavo. Il portatile si connette al GPS. Bravo, Karimusa! 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 Ah, anche dal portatile. Stavo precipitando? Io mi sono buttato. Sono vivo. Non serviva. Ah, ma c'è gente. Aio! E sono a terra. Sono a terra. Ah, aia! Arrivo! Ah, che malo! Ah! E niente. Malo. Guarda, guarda, guarda. Ah. Mi aggrappo. No. No, siamo morti tutti e due. Magari dicevano i nemici, ma sì, dai, ti tiro su. Ah, certo. Che... Mi piace come parli Forbito, Korn. Bravo. Ni No Kuni è molto, molto carino, molto rilassante. Molto... Ripeto, il difetto più grande rimane che bendato posso giocarci comunque, ma... Ah, è molto divertente, molto carino, molto carino, molto rilassante più che altro. Non disegni farlo. Poi chiaramente i disegni in collaborazione con lo studio Gimli, come dice qualcuno, sono, molto, sono molto belli, però. Scendi normale, va. Sì, sì. C'era bisogno? Sì, c'era gente. E che non capisco mai se è gente... Ah, stanno girando. Poi un giorno vi farò anche vedere come si fa la ricotta con le parti intime. Ma non è questa la sede nel momento, insomma. Direi anch'io. E da sei un pelo circondato dalle fiamme. Beh, io ero morto. Ma no, la trama sono stupidina non mi sembra a me, Jules. Non mi sembra una trama stupidina. Ma anch'io non è, non è The Last of Us, ma va bene. È una trama fantasy. Ci sta, anzi, ha i suoi tratti interessanti invece, secondo me. È un bel gioco, a mio parere. Yeah. Cioè, non penso si possa dire che è brutto Ni No Kuni. Al massimo può non piacerti il tipo di gioco. Sto hackerando. Come stile. Io sono un po' a terra. No. Beh, sto hackerando. Mi hanno anche investito, perché sai... Ah. Non bastava, no? Sono sotto la macchina, Eliezer. Riesco a tirarti su, sì. Ah. Andiamo. Sono gratuiti, vedi? Sì. Va bene, dai. Facile. Hai hackerato. Vedi che l'hacker finisca. Sono gratuiti, chiaramente, se fai il Prime... Se fai il Prime... I giochi che ti dà il Prime se sono gratuiti. Sì, ah, sì, però sono devi fare l'annuale. Danno di... 5 giochi al mese adesso. Tra l'altro ho letto che su Prime Video, che è insieme ad Amazon Prime e tutto il resto, ci sarà la serie di del Signore degli Anelli. Sì, sì, sarà su fatta Prime da Peter Video. Jackson e dovrebbe, hanno detto che avrà un valore complessivo di $1 miliardi. No, sì, ma infatti sono curioso, bisogna vedere quando esce perché ci vorrà un bel po', però ci sarà. Quello è il problema. Che pace. Beh, ha finito? No, 26 hacker. Secondi. Aspetta che intanto prendo tutto. L'unica difficoltà che manca è la difficoltà soprattutto nei boss. Ed è quello che dicevo prima. Manca un po' di difficoltà. Perché tipo anche i boss, quelli tosti come vita, hanno semplicemente tanta vita... E tu togli troppo poco, però non è che ti fanno così tanto. Così tanti problemi. Sì, non sono interessanti, sono solo sacchi di carne. Sì. Cioè, hanno il loro moveset, per carità, fatti bene, come quello che vuoi, ma non sono complicati, hanno solo troppa vita per il tuo livello. Ma attiva l'occhio di falco. Vediamo l'occhio di falco. L'occhio di falco. Però diciamo che Ni No Kuni non lo giochi per la competitività. Ah, ma ce l'abbiamo già nel scontro, vero? Sì, arrivo. Sì, c'è la campagna in co-op su Far Cry. Sì, stavo facendo tutta. La faremo, penso, tutta in live. Adesso vediamo. Quando sei? Farla tutta. Sì, sì.
una trama scandalosa. No, no, in realtà non. Vabbè, ma Far Cry non si gioca per la trama, si gioca per il gioco in sé. No, non credo sia quella, però ci serve, sì. La serie TV di The Witcher è un'altra che potrebbe essere molto interessante, sì. Ok. Vai al punto. C'è la data? Sì, dovrebbe darcela. Ok, sì. Grazie Amelie. Amelie. E la signorina, credo. Grazie mille. Grazie mille, Amelie. Bussa, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Passa anche te sul sito e entra nel canale Telegram, nel gruppo Telegram se vuoi, anche nel canale. Vabbè, che il canale Telegram è aperto tutti adesso. Non so se Alex o qualche mod c'ha il link che ve lo linka. Cioè, il fatto è che credo che qualunque attore possa andare più o meno bene per Geralt, semplicemente perché credo che debbano truccarlo da testa a piede, quindi penso che qualsiasi attore comunque non si riconoscerebbe. Perché, anche perché di natura non è che trovi uno con i capelli lunghi d'argento e gli occhi arancioni, quindi dovranno per forza truccarlo in maniera incredibile. E cicatrici nella faccia. Se lo seguono non commento mai, adesso che l'ho potuto riscordarvi lo faccio, grazie mille. Grazie mille, Ameli. Momoa per Geralt, se gli fanno i capelli d'argento e gli occhi d'arancione ci sta benissimo, Momoa. Però gli devi fare... devi cambiarli i connotati. No, in verità non ci sta benissimo, dai. Beh, ha il fisico, ha la faccia cattiva. Ma non c'entra, come tipologia. Io ce lo vedrei. Faccia, no, come tipologia di faccia, no. Ma io non ce lo vedo così tanto distante. Se ci può stare, un Momoa. Poi chiaramente magari ce n'è qualcun altro che può essere meglio. Ci può stare meglio, ma non lo vedo cos'è. Così. Segui. Cioè, chiaramente Geralt ha i tratti un po' più sottili, forse, di Momoa. Però, ho detto, secondo me se li trucchi bene, anche io lo posso fare, Geralt. Cioè, nel senso, se... E Beppe Fiorello ci starebbe bene. Per forza. Come... No, neanche Fassbender non ci starebbe. Non me lo vedo. Quindi niente, grazie solo Alex. Quelle... Entrate tutti in quelle. Non devo dire. Ti segui per un po'. No, presa. No, sono proprio non devo dargli una caterva di missili nei denti. Lo facciamo fare a Raul Bova, Karim. Vabbè, visto che io ancora sto aspettando come un delfino il proseguo, il continuo, non lo stanno facendo, magari gli facciamo fare The Witcher. Qua. Non è detto. Non è detto, è l'unica acqua. Io ho scritto alla Mediaset, ma niente. Ah no, vedi, si fermano lì. Mi hanno fregato. Contenitori di Gaudi nascosti. Ah, quei verdi contenitori là sopra. Li vedi? No. Lì, tutti dove quei contenitori verdi lì. Sì. Distruggi tutto, spy. Massacra. Vado? Vai, No, ho sbagliato. Quelli erano i flare. Questi sono... Ti colpisco, ok. Sì, Cap, se sbatti gli occhi okay, troppo velocemente non te ne accorgi, però, Cap, che in Alien vs Predator robo. Sì, effettivamente è vero. Da che io scendo e andando. Se vuoi. Il signorino che stava cercando di... Yo, so che hai da fare... Ostia, Marco Giallini, Karim. Quanti anni c'ha? 96? No, non è vero, non è così vecchio. Forse neanche a 60, raga, però dai, c'ha la tua età. Non credo abbia il fisico per fare... Sarebbe... Oppure che ne so... Coso, come si chiama? Ostia, devo andare a cercare. Aspetta. Dovrei aver distrutto tutto. No, ne mancano 11 ancora. Quanto? Sono dentro nei capannoni. Vabbè, dai. Aglio. Liezar, lo faccio, Coso, Max Tortora, Karim. Max facciamo fare a Max Tortora, tanto c'è le imitazioni. Serviva comunque il paracadute. Che cazzo! Non l'ho mai usata! No, potevi planare, però non l'hai fatto. Ho planato! È morto da solo, quindi. Eh? Da solo? Sì, per 15 secondi. Ma scusa, Liezar! E io ho planato, giuro! Perché io mi prendo le facciate e tu no?
come funziona sta cosa? Perché io ho planato, tu non hai planato. Sono due sopra. Lo so, ho visto. Ma ora, ora entro. Ah, così? Tira la fammaria a Mediamonti. E anche lei c'ha la sua tafora. Elena Sofia Ricci, sempre rimanendo in tema Cesaroni, possiamo fargli fa. Uno è là sopra. Ostia, mi è venuta un attimino, mi si è accesa la lampadina, ma un Alessandro Gasman. Oh, ma scherzi? Alessandro Gasman, fior fior di attore. Quanto ci manca al primo boss? Penso ancora un po'. È ancora un mezzo attacchetto. Favino può fare. Favino può fare anche Siri, secondo me, per quanto è bravo. Oltre la collina. Ok. Che dolore, sì. Aia. Aia. Cosa ci abbiamo qua vicino? Ah, ma siamo sul bordo. La grande Fiction Rai presenta The Wiz. Liberiamo l'avamposto e poi chiudiamola. Andiamo qua, questo qua sopra di noi. Lo vedi? Giusto, giusto qua. Quello a 500. Sì, ah, perché lo vedi anche tu. Cosa? Jennifer la facciamo fare ad Alessandra Mastronardi. Poi Claudio Amendola fa Geralt, un po' lo photoshop, cioè con gli effetti speciali gli toglie un po' di pancia. Ci sta, secondo me. Stiamo facendo tutto questo casino per girare, basta. Sì, ah no, beh, possiamo fare un trattino, no? Posso anche lanciare la... Guarda che io posso muoverlo. In una puntata ospiti Totti, che ci sta sempre in quelle serie lì. Per fare una comparsata a Totti, che fa Totti, chiaramente. Ovvio. Geralt incontra Totti. Che sbarca qua. Sì, sì. Tanto è dalla Rai che gli frega. No, Garco, Garco ce lo vedo bene a smettere di fare l'attore, io sinceramente. Anche perché adesso è Enrico Papi, voglio dire. Al massimo presenta Sarah Band. Penso io, Liezar. Vogliamo farlo casino o stealth? Casino. Ci penso io. Stavo dicendo, no? Ci penso io. Ok, io sto massacrando. Oh, la Mastronardi adesso non ha fatto un film con Edward Cullen lì. Ma come l'attore. Sono anche stealth, non mi vedo. Ah, vedi? Come sei? Sono drogato. Sono un attimo drogato perché sono in mezzo alla droga. Non riesco a colpirli da qua. Ah, hanno cambiato i forza. Ma sì, ma sì. Quadrantimo distretto di... Distretto di... di magia. Distretto di magia? Eh beh, Geralt c'è anche la magia, c'è le cose, c'è le streghe. Vabbè, sì. Dove sono? Eccoli. Dov'è? Era Roman Reigns, quello lì. E Catelan fa l'intervista... Fai il dopo qualsiasi cosa e fai Catelan intervista la gente che ha partecipato alla trasmissione vera o la serie vera. Come il dopo festival, però, della serie TV. Bene, ragazzi, abbiamo liberato anche questa avamposta. Eh sì, guarda, tutti felici. Tutti che lavorano. Stanno riparando, abbiamo fatto saltare in aria. Esatto. Quindi, grazie mille per essere passati. Grazie mille per essere passati, belli. Buon venerdì. Domani pomeriggio, alle 2:30 circa, con Sea of Thieves, probabilmente. Esattamente. Non lo so, vediamo, perché se mi rompo le palle non ci gioco domani. Ma noi ci giochiamo, anche perché Esprit voleva giocarci, quindi... Va bene, allora ci giocheremo a Sea of Thieves. Do una carezzina al cane. Eh sì, che c'è il cane. Andate da Emanuele Filiberto II. Andate tutti da gatto. Però che poi... ha fatto la canzone, no, con gatto, Pupo. C'è Manu. Ah, è vero, c'è Manu. Però scrivetegli che fai schifo e poi ve ne andate via. No, non è vero. Manete da lui. E guardatevi questa bella mucca. E ditegli... com'è? Banale. Ciao ciao. A domani pomeriggio. Ciao ciao.